Stamattina abbiamo incontrato all'inizio della mattina Maurizio Gentili dell'Italian Trade Agency, o meglio detta ICE Agenzia, quindi che è l'Istituto Italiano per il Commercio Estero, perché appunto abbiamo detto stamattina che la Fiera Internazionale del Bovino da Latte, al di là di tutto, ha una connotazione internazionale. Ci fa molto piacere avere adesso ospiti l'Enterprise Ireland, che è rappresentata da Roberta Di Gesù e da Ella Ryan, spero di aver pronunciato correttamente, che è un po' l'omologo dell'ICE in Irlanda, cioè l'Irlanda che è uno stato che noi italiani amiamo particolarmente perché probabilmente le nostre culture sono simili per certi aspetti, abbastanza gioiose, e l'Enterprise è un'agenzia governativa, poi chiederemo maggiori spiegazioni, che si fa carico appunto di promuovere l'esportazione irlandese nel resto del mondo. Noi abbiamo poche settimane fa ricevuto un loro gradito invito a partecipare alla fiera agricola irlandese, è stata un'esperienza interessante e abbiamo anche riportato, insomma, voi lettori di Ruminanzia avete letto quello che noi abbiamo detto. E quindi vorrei chiedere a Roberta Di Gesù, che cos'è questa Enterprise Ireland e come questa agenzia può immaginare di promuovere i prodotti irlandesi nel nostro territorio? Allora, Enterprise Ireland è un ente del governo irlandese con sede a Dublino e 33 uffici circa sparsi in tutto il mondo. L'ufficio competente per il mercato italiano ha sede a Milano con 5 dipendenti, di cui 2 irlandesi e 3 italiani. Allora, il nostro ufficio dà un grandissimo supporto alle aziende irlandesi che si rivolgono a noi in qualche modo per approcciare il mercato italiano, per entrare in contatto con aziende italiane. Noi siamo dei facilitatori, cerchiamo di creare contatti tra le nostre aziende irlandesi e le possibili e potenziali controparti italiane. Come? Tramite tutta una serie di servizi, di attività, una delle quali è stata la visita alla Fiera National Ploughing Championship. Che è un evento grossissimo nel settore agricolo irlandese, in cui tutta l'Irlanda è coinvolta, tutti in Irlanda partecipano a questa fiera, 200.000 visitatori. E abbiamo avuto il piacere di portare 8 operatori italiani che sono stati assolutamente entusiasti di quello che hanno E visto. coccolati. E coccolati, perché gli irlandesi sono estremamente bravi a coccolare i loro ospiti e a mostrare l'ospitalità irlandese, che è veramente impagabile. Grazie Roberta e Ella. E Roberta, abbiamo Ella anche che ci racconterà questa storia dell'Enterprise in lingua inglese, anche perché molti dei nostri lettori ci sono anche all'estero, non sappiamo bene perché, ma vediamo molti lettori di lingua inglese. Grazie. So, as Roberta already said, we work for Enterprise Ireland, which is the trade, sorry, is the trade arm of the Irish government. So, we assist Irish Indigenous companies who are looking to export, either entering or scaling new markets. There's 5 of us in the Milan office here who are covering the Italian market, 2 of which are Irish and the other 3 are Italian. So we assist in terms of language capability and also assistance in terms of networking, events such as visiting trade shows and also bringing Italian buyers to Ireland, like the National Ploughing Championships, which took place in September. Ella, grazie. E Prego. questa cooperazione Irlanda-Italia speriamo che darà dei buoni frutti. Grazie. Grazie a voi.